Maxima culpa, miseretur meis omnipotens Deus et dimissis peccatis meis perdugat me ad vita eterna, amen. Messer Boccaccio! Confesso a Dio onnipotente, alla beata Maria sempre vergine e a tutti i santi che ho peccato con il pensiero, con la parola e con le opere. Sì, le opere, quel mio libro maledetto. Tra non molto sarò ai tuoi piedi, mio signore, per l'estremo giudizio. E come potrò io, autore dell'abietto De Camerone, evitare le fiamme del tuo eterno castigo? Messer Boccaccio! O che voi fate, messer Boccaccio? È che non lo vedete voi che sto pregando, Hazza. Ma mi par dunque di potermi rispondere a questo modo? E tu, che ti permetti di intrufolarti nel mio dialogo con Dio? Che cosa vuoi? Solo dirvi che me ne vado. All'inferno, spero. No, a casa mia. Qui hai finito? Ho fatto il dover mio. La stanza è a posto? La stanza è a posto anche la cucina e il pollaio. Bisogno d'altro? No. Io sì. E cioè? È l'ultimo sabato del mese. Ho capito, dammi quella borsa. È l'ultimo sabato del mese. Che c'è? Non va bene? Va bene. Ma quando confessate i vostri peccati, aggiungeteci anche il vostro braccino corpo. Una volta non facevate così con le donne. Una volta le donne erano giovani e belle. Ah, adesso invece... Ci segui tu. Né giovane né bella, ho capito. Ma non vi viene il dubbio che abbiate quel che vi meritiate? No, perché anche voi a voler ben guardare... Senti, un solingrena oggi, eh? L'avessi capito. Vi ho messo lì la camomilla. Va bene. Si dice grazie. Grazie e buonasera. E buonasera a voi. E buonanotte. E vedete di dormire con il sedere ben coperto, che sennò vi si mette a nudo il caratteraccio, capito? Sentite, domani mattina vedete di venire un po' più presto, che voglio andare a messa in Duomo. Ah, già, che la vostra parrocchia vi va stretta. Buonanotte. Buonanotte. Mea culpa, mea maxima culpa. Confesso. Confesso a Dio. Oh, Dio. Dio mio. Che cosa potrò dire a mia discolpa? Come potrò sollecitare la tua divina misericordia se davvero è infinita come la dicono i tuoi preti? Ma non ti basta, Signore, il tormento che mi hai inflitto umiliando il mio orgoglio d'autore e di poeta, legandomi a quell'orrenda formula alla quale oggi mi inchiodano i miei concittadini e domani, ne sono sicuro, i posteri, per omnia secola seculorum, Dante, Petrarca e Boccaccio. Dante, Petrarca e Boccaccio, come nelle favole di mia nonna, Bertolda, Bertoldino e Cacasegno. Come in quel maledetto libro mio, Bruno, Buffalmacco e Calandrino. Prima Dante, l'autore del poema cui ha un posto mano e cielo,
e terra, e poi Petrarca, che ha riscattato l'amore nudo in Grecia e nudo in Roma, facendone purezza e virtù. E poi, Boccaccio, quello scostumato che fugge la peste, giusto castigo di Dio per le nefandezze dei fiorentini, e si rifugia su un beato eremo a raccontare di preti e frati che ficca le mani sotto le sottane delle donne che vogliono andare a confessarsi. Ah, colpa mia, Massimo. Eppure, una cosa potrei dire a mia discolpa. Perché, signore, così buono e misericordioso come sei, non hai soccorso anche me come hai fatto con gli altri? A Dante hai mandato Beatrice, a Petrarca l'incontro salvifico con Laura, e a me? Perché non hai soccorso anche me con una delle sante e delle beate che ti contornano? Già. Io non ho scritto né la commedia né il canzoniere, io ho scritto il Decamerone, e allora Dante, Petrarca e Boccaccio. Signore, se al tuo perdono è necessario un mio sacrificio, io sono pronto. Rinnegherò quello che ho scritto. Sì. Sì, signore, tu mi leggi nel cuore, sai che non è un sacrificio da poco il mio, perché, insomma, il libro è scritto bene, no? E a talune pagine vi sono anche argute e divertenti. Una camomilla, ho bisogno di una camomilla, dove me l'ha messa quella buona, non la guarda, ho bisogno di una camomilla che mi sciolga la bocca. Ma certo, io lo brucerò, sì, io lo brucerò, signore, te lo giuro su quello che ho di più caro al mondo. Che cosa ho io di più caro al mondo? Vediamo. Il mio libro più bello, il Decamerone. Io lo brucerò, signore, te lo giuro, sul Decamerone. Thank you.